Benvenuto, benvenuto al Mentor Live Show, io sono Fabio Gallerani, oggi sono con Fabio Tinazzo, imprenditore di esperienza ventennale, vero Fabio? Ormai sì. Che è qui con noi per condividere un dubbio, un problema che andiamo a risolvere nel Mentor Show. Il Mentor Show è uno show dove andiamo a parlare e a risolvere un problema di un imprenditore, un professionista che ti sta, diciamo, destabilizzando da un po' di tempo. In 10 minuti, magicamente, andiamo a vedere come poter risolvere per sempre. Tu, Fabio, racconta un po' la tua storia. Hai sempre fatto l'imprenditore, non ti sei mai arreso. No. Sei uno leaner, vuol dire che non hai un piano B. Per te fare l'imprenditore è una missione di vita. E oggi sei un professionista digitale e hai deciso di prendere questa strada, appunto, dopo anni di esperienza. Racconta un po' i momenti salienti che ti hanno portato oggi a diventare... Sì. Un esperto professionista digitale che aiuta altri imprenditori a fare grandi risultati. Dunque, io, la mia storia parte, diciamo, quella imprenditoriale dai 20 anni, perché sentivo questa spinta dentro di me di essere indipendente, di conseguenza sono partito subito con un'attività probabilmente più grossa di me. Sì, sì, sì. Nell'inesperienza velocemente ho fallito la mia prima esperienza imprenditoriale. Ah. Dopodiché ne ho fatte altre, ho avuto un periodo di sconforto sicuramente pesante e poi ne ho fatte altre, andate qualcuna meglio, qualcuna peggio, comunque sempre così. Dopodiché però, dopo alcuni errori, ho pensato di andare a fare il lavoratore dipendente, cosa che sapevo già che non era per me. Sì. Probabilmente era un momento di perdita e quindi di sconforto, ho detto... Per evitare problemi, certo. Per non pensare, vado a fare il dipendente, cosa che non è possibile per me perché io dentro questa cosa che è più forte di me, che mi spinge a volere qualcosa di più. Esatto, non solo per me ma anche per altri, perché ho sempre avuto questa idea di aiutare qualcuno, non avevo ancora ben focalizzato come, ma poi mi si è aperto comunque un mondo. In tutto questo sono sempre stato uno sportivo e lo sport mi ha aiutato tantissimo. Resistere i momenti di stress. Assolutamente. Quando ero nei periodi bui, lo sport ha fatto della maggiore, perché io anche con le scarpe rotte a me non interessava, prendevo, andavo a correre e non cadevo in quella depressione in cui magari qualcuno può cadere. Esatto, esatto. Come imprenditore magari ti va tutto male, lo sport ti ha salvato. Eh sì, perché i problemi possono essere veramente grossi. Eh no, certo, no, lo so benissimo. Infatti, dico la verità, io ho promosso questa cultura dell'imprenditoria digitale proprio per togliere anche un po' di peso agli imprenditori che a volte investono un sacco di soldi e poi si trovano in difficoltà emozionale pesante. Quindi tu, dopo questa esperienza di ventennale mondo dell'imprenditoria, sai esattamente come un imprenditore pensa, sai i momenti difficili, come risolvere i problemi, superare i problemi, ma poi hai deciso di unire le due cose. E esatto. Oggi cosa fai esattamente? Adesso sono un social media manager che si occupa di imprenditori e professionisti dello sport. Sì. Perché ho voluto unire proprio le due cose per cui io mi batto, ovvero non voglio che l'imprenditore passi quello che ho passato io. Certo. So cosa vuol dire, non lo auguro a nessuno, e so cosa vuol dire fare sport. Di conseguenza mi piace unire le due cose, quindi l'importanza dello sport per le persone, sì, e l'importanza di non distruggere il sogno che è quello che l'imprenditore ha creato con fatica. Esatto. Di conseguenza mi sento un po' la persona che unisce questi due mondi, lo sportivo che cerca la persona professionale, professionista, nel, sì, dargli questo servizio. Ok, e il tuo problema principale in questo momento qual è? Allora, iniziando questa attività ci sono due dubbi che ho. Uno è un pochino far capire bene alle persone che hanno già un'autorità nel loro settore, diciamo, sì, che però è importante avere una presenza online adeguata, certo, perché non posso avere una palestra magari anche di lusso e poi apro il web e non è di lusso per niente, ovvero è impresentabile, esatto. Quindi come fai in questo modo a convincere che queste che devono assolutamente... Esatto. Allora, innanzitutto tu parti dalla tua storia, perché è molto forte la tua storia, quindi non tutti possono dare un senso alla propria storia rispetto a quello che fanno oggi. Quindi la soluzione che ti propongo è: utilizza la tua storia per rompere il ghiaccio, per aprire le porte. Come faccio io?
io aiuto imprenditori professionisti a fatturare di più. Perché? Perché io come imprenditore professionista ho voluto questa figura quando c'erano i momenti bui, e il digital marketing per me è il mezzo perfetto per, esatto, riuscire ad aiutare qualcuno in difficoltà, perché ha aiutato in primis per me. Quindi nella mia storia racconto come te, che era un imprenditore che stava lasciando le penne nella sua attività tradizionale, ma poi attraverso il digital è riuscito a farcela. Quindi primo step, un bel video dove racconti la tua storia, fatto da un videomaker professionale. Quel video ti serve a vita nel tuo sito, dove mi racconti chi sei, cosa fai, perché lo fai e come puoi aiutarmi. Se tu mi fai questo video e mi racconti esattamente la tua storia in maniera dinamica e non troppo... Cioè, racconta quello che serve a te in questo momento, non è che devi raccontare ogni singolo dettaglio. A questo punto chi cade nella tua pagina vede Fabio Tinazzo, esperto social media manager nell'aiutare imprenditori professionisti nel mondo delle palestre. Esattamente. Palestra significa proprio palestre? Palestre e anche centri sportivi, può essere un centro sportivo tipo una polisportiva o una piscina con palestra piuttosto che... Centri sportivi. Centri sportivi. Centri sportivi. Quindi meglio centri sportivi, che è molto più specifico. Centri sportivi, a fare cosa? Ad attrarre più clienti e quindi non rischiare di fallire, ad esempio. Ad attrarre più clienti e essere considerati... E nel contempo sapere di avvicinare gli sportivi a quello che gli serve, perché è importante anche quello. Esatto. E diciamo, io mi sento questa figura... Quindi tu in primis, secondo me, devi fare un processo inverso, devi andare nella tua zona e fare la lista. Ora, la lista la puoi fare dall'online, chiaramente non la fai. Dall'online vai a vedere come sono messi. Prendi un report per ognuno, ti prepari la sfilza di report e dici vado a conoscere i titolari, perché tu vuoi aiutare chi comprende la tua missione. Sì. Cioè, a te non te ne frega niente di aiutare uno che non gliene frega niente dei suoi clienti. Ah, no, no. Però devi avere il report pronto, perché quando vai a fare un colloquio, gli dici, guarda, sono Fabio Tretapalli, sono un imprenditore, oggi specializzato nell'aiutare imprenditori nel settore sportivo a potenziare la propria attività con il web. Farei una riunione non per giustificare il tuo prodotto, ma per conoscere loro. In questo momento sto selezionando tre attività da aiutare per attrarre più clienti e aumentare il fatturato. E capisci, conosci le persone, ascolti la loro storia. Se il tuo business è basato su una storia che è la tua storia deve risuonare con qualcun altro. Solo in questo modo tu puoi decidere con chi lavorare. Io decido con chi lavorare, racconto la mia storia e quando decido di fare consulenze private, ascolto la storia di chi mi chiede una consulenza. Non aiuto chi vuole fare solo soldi, no, e non ha una storia dietro alla ragione. Quindi, visto che il tuo brand è basato su di te e sulla tua storia, come ti ho detto, cose che non possono fare tutti, perché non tutti hanno una storia forte come la tua, a questo punto tu devi sempre avere i tuoi report pronti, però vai a conoscerli personalmente. Tu non hai problemi a conoscere personalmente? No, assolutamente. Anzi, è quello che preferisco proprio. A me piace il contatto. Ti piace perché vuoi aiutarli? Sì, esatto. Chi aiuti? Il proprietario di una palestra che ha una missione. Gli altri, dimenticali. Chi ha aperto una palestra per fare i soldi? Bene, buona fortuna. Perché se tu come social media manager non hai una storia da raccontare di chi aiuti, non ce la fai. Perché tu... Il tuo brand è basato sulla tua storia, ok? Ottimo. Ha senso? Ha senso. Prima di questa call, qual era il problema principale? Proprio questo, quello di non capire? Di far capire a loro l'importanza, quindi però se capiscono qual è la mia missione, forse gli è più chiaro che io sono lì per aiutare. Perché e loro hanno una missione. La devono avere. Se no a me non viene ad aiutare. Non ma mi viene così. Report. Esatto, non mi viene proprio da farlo. Perché la questione è proprio un insieme di persone che collaborano per un obiettivo. Esatto. Il mio è quello per l'imprenditore, l'imprenditore deve essere quello di soddisfare il cliente. Esatto, se no per me non funziona. Devastante. Questo è il Mentor Live Show. In questo episodio abbiamo parlato dell'importanza della tua storia come professionista e del fatto che il tuo cliente deve avere una storia forte se la tua attività è basata sulla tua storia. Il tuo cliente deve rispecchiare i tuoi valori e devi fare in modo di aiutare anche lui nella sua storia a vivere la sua missione.
Lui è Fabio Tridapalli, ex imprenditore che oggi fa il professionista digitale social media manager ed è in missione per aiutare le palestre a trovare più clienti per aiutarli a trasformare il proprio corpo e a migliorare la propria vita, perché non sai mai quali sono i clienti, magari c'è l'imprenditore che rischia l'infarto, con la palestra si salva la vita. Esatto, l'importante è che sia un aiuto. Esatto. Iscriviti al canale, se non hai ancora fatto, attiva le notifiche, ci vediamo al prossimo show. Ciao!